Complimenti, alla, complimenti, oh, complimenti a questi ladri spagnoli mafiosi. Vabbè, lasciamo perdere. Che dobbiamo fare? Allora, Vittoria, te invece, che sei rimasto, ti ha spiazzato la facilità con cui il Barça ha vinto contro il Siviglia? Sì, molto, nel senso che avevo visto diciamo, la flessione dell'ultimo mese, soprattutto nel secondo tempo col Celta Vigo. E mi aspettavo un altro genere di partita, invece evidentemente un po' le motivazioni di alcuni giocatori come Iniesta, un po' il riposo e un po' anche il fatto che comunque Siviglia non è più fortunatamente quello di 4-5 anni fa, unito al fatto che abbiamo trovato un vantaggio e un raddoppio piuttosto rapido, questo ci ha fatto fare una partita in difesa e niente, quindi è tutto bene per quello. In più Montella ce ne ha messo del suo, perché forse non ha fatto la tattica che poteva contro di noi. E quindi insomma è andato tutto lì, non me l'aspettavo sinceramente. E parlando del grande protagonista di Iniesta, Iniesta farà il venerdì prossimo, dopo l'allenamento, alla sala stampa della città sportiva, una conferenza stampa. Il capitano Blaugrana farà pubblica la sua decisione, evidentemente è tutto dice che se ne va alla Cina. Iniesta aveva fino al 30 aprile per decidere se rimaneva o non. Senti, per chiudere Vittorio, ti sei accorto che ovviamente che Don Andrés faceva una partita insomma veramente quasi dell'addio a alcuni giocatori come Leo magari e Piqué, lo sapevano per come l'hanno abbracciato, per come l'hanno salutato. Credi che sia una giusta decisione da parte sua? Che pensi di questo addio ormai praticamente sicuro di Don Andrés? Ma dunque, a livello personale chiaramente non voglio entrare nel merito, anche perché ho sentito diciamo, che pesano delle considerazioni economiche sia a livello sportivo che a livello diciamo di business, chiamola così, che lo riguardano. E non più di un mese o due mesi fa molti tifosi, anche italiani del Barça, dicevano che ormai era un ex giocatore che non doveva più rimanere da noi, e per quel che mi riguarda, per quanto fatto, un giocatore così dovremmo tenercelo stretto e portarlo, non dico fino chiaramente alla pensione, ma insomma un'altra stagione o due, anche solo 10 partite in un anno avrebbero fatto la differenza secondo me, e in più sarebbe stato importante averlo presente agli allenamenti, perché noi siamo carenti nel centrocampo adesso fondamentalmente, e quindi averlo in squadre, aiutare i giovani insomma a crescere, svelandogli qualche segreto, avrebbe fatto la differenza. E perlomeno spero che torni insomma, e che la cosa in Cina sia una cosa veloce, ecco. Ma torni da giocatore ancora o torni da dirigente? No, da dirigente, non so se da allenatore o comunque occuparsi delle giovanili, perché adesso nel Barça di adesso forse siamo messi un po' male dal punto di vista dei giovani, no? Anche perché molti in gamba, forse per scelta loro, non lo so, ma decidere di andare già giovanissimi in Inghilterra o comunque in altre squadre, e per noi però il settore giovanile è molto importante, insomma avere solo giocatori comprati come può fare un Real Madrid forse non è ideale per noi, ecco. Pietro, però il Barça questa settimana ha vinto due cose molto importanti, cioè il fine settimana passato. Io dico che il Barça, la magia del Barça in questa settimana qua, la settimana a questa parte, ha vinto tutti i settori, la Liga, e ha vinto anche la Yant League, la Champions League Under 19. Quindi secondo me bisogna solo aspettare che sia il momento propizio per inserirli nella prima squadra. Sappiamo benissimo che a 19 anni devi stare attento a lanciare i giocatori, perché o rischi di bruciarli oppure gli fai voltare la testa senza che siano realmente diciamo dei crack, diciamo. E poi sappiamo benissimo che i giocatori come Messi, Iniesta, Xavi, Busquets e compagnia bella ce ne vuole prima di arrivare, certo, ma magari ce ne sono nel giro,
della Masia ci saranno quelli che poi sicuramente stanno venendo fuori, però gli devi dare il tempo. Secondo me accelerare i tempi non ci sono giocatori. Ragazzi, vi aggiorno. Il tempo di maturare. 72 minuti e vince l'Arsenal 1-0. Al 61esimo minuto, gol della Cassette di testa. Va bene, va bene. Ragazzi, allora io vi saluto e vi do appuntamento. Okay. Insomma, la settimana prossima faremo un altro tipo, ovviamente, di trasmissione. E io ringrazio tutto quello che avete fatto in questi giorni. Per quello che abbiamo detto a inizio trasmissione, quindi un grazie da parte mia. Meno da del minimo, meno del minimo, vai tranquillo. Era il minimo, penso, che abbiamo fatto. Noi lo vediamo come una cosa normale, no? L'abbiamo fatto, che ci è venuto spontaneo. Però se pensiamo, non è che era dovuto, cioè non è che era. Voglio dire, la cosa ci è venuta spontanea, perché ci abbiamo una relazione quotidiana fra di noi ormai, e quindi, però ecco, forse Vittorio in altri tempi non sarebbe accaduto questa cosa, possiamo dirlo? Ma non lo so, per noi a noi ha fatto piacere così. Sì, ha fatto molto piacere. Però è venuto spontaneo, cioè la cosa è venuta molto spontanea. Chiaro. Magari altri non lo fanno, magari altri in altre parti d'Europa, del mondo, non lo fanno perché non si conoscono, non hanno rapporti fra di loro, ecco. Però noi, insomma, ormai, voglio dire, anche fare viaggi insieme. Sì, sono d'accordo. A me è piaciuta molto la spontaneità della cosa, ripeto, che è proprio normale, proprio fosse come se fosse. Fosse cioè, nessuno ci ha pensato due volte, ecco, insomma, questo è. No, è vero, devo dire anche nei miei, devo dire che sono molto contento. Esatto, bravissimo, persone che hanno della Lombarda, di Torino, del Ticino, insomma, che immediatamente non c'è stato una richiesta continua da parte, diciamo, vostra o mia sulla Peña di Roma per intervenire su questa cosa. Ecco, bravo Vittorio, hai detto bene. Ecco, questo era quello che, insomma, volevo dire, che riguardava noi, diciamo, più i responsabili, ma giustamente Vittorio l'ha esteso anche agli altri. Questa è una cosa stupenda. Va bene, ragazzi, buonanotte, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. Ciao. Bene Alberto, andiamo nella pausa. Ti do una novità sul futuro di André Gomes. Ah, ecco, il voluto. I rappresentanti di André Gomes, lui si sono riuniti oggi con i responsabili del sportivi del club. Sì. E il calciatore accetta che il suo ciclo al Barça è finito. E ci sono diversi club inglesi interessati. Così che è molto probabile che André Gomes la prossima stagione andrà a giocarla alla Premier League. Va bene, io ho un'idea su questa cosa, che l'anno scorso era complicato complicato per via del mercato, come era messo, vendere questi giocatori che erano in esubero. Quest'anno c'è più possibilità, che come vediamo e come sentiamo, né più Digne sembrerebbe quasi vicino alla Juventus. Sì, dice che secondo l'informazione già la Juventus fa l'intento finale, così che vuol dire che è molto probabile che la Juventus. Questo riguarda ecco questi giocatori. E poi sulla situazione della Masia, questa settimana la Yacht League per i ragazzi fino a 18 anni e la vittoria invece dei ragazzi di 15 anni alla Liga. Il problema però è che questi, speriamo, non vengano attratti dai grandi club stranieri e dai soldi subito, e che quindi se ne vadano prima del tempo, e che ci sia qualcuno in società che lì invece gli faccia capire che è meglio rimanere. Io, su che c'è qualcuno, ricordo sempre, io ieri sera
pensavo, non vedendolo giocare, perché secondo me purtroppo gli infortuni, i due grandi infortuni che ha avuto a Thiago Alcantara l'hanno pregiudicato. Sì. Però poi alla fine, se ti viene uno come Xavi e ti dice ragazzo non andare via, perché tu, te lo dice Xavi, non te lo dice Giuseppe Locarno, sì. Ecco, te lo dice Xavi e tu comunque vai via. Poi alla fine tu ci puoi mettere chi ti pare, ci puoi mettere Laudrup, Koeman, Baghero, Amor, Zubizarreta, cioè ci mette tutti questi mostri sacri. Ma se un ragazzo vuole andare via e che pensa che lì è tappato da Messi o da Piqué e lì va a prendere, si fa allinare da ingaggi faraonici in Inghilterra o in Germania, in Francia, ragazzi, c'è poco da fare. Cioè, io mi ricordo quando andavo al Mini Estadi nella generazione dei ragazzi dell'87, cioè di Fabregas, di Leo, di Piqué o quello subito dopo, di Pedro e di Busquets, e non vedevo le macchine parcheggiate dei giocatori che ho visto di Samper, di Teio, di Cuenca, posso continuare con la Ligue di Gomez, che non è Andrés Gomez, sì. Cose, insomma, macchine già da 30-40 mila euro per un giocatore che sta al Barça B. Insomma, io veramente palliditivo. Vabbè, comunque, detto questo, dai, andiamo. Massimo, una cosa che riguarda un ex allenatore nostro, Luis Enrique, dicono tante voci che è molto vicino al Chelsea. Sì, più che tante voci. Luis Enrique sarà il prossimo allenatore del Chelsea al posto di Antonio Conte. Preparatevi. Andiamo alla pausa e prendiamo gli altri, dai. De Copa del Rey, lo ha sido, además ha marcado y además se lleva un título. Supongo, Philippe Coutinho, que una noche redonda, ¿no? Sí, claro, para mí una noche inolvidable porque, bueno, he dicho siempre que era mi sueño jugar aquí y ganar títulos. Y hoy mi primer título con la camiseta del Barça y bueno, salgo de aquí muy, muy contento. Qué impresión, ¿no? Ha dado el Barça durante todo el partido, este 0-5, muy metidos desde el primer minuto, ¿no? Supongo que era un poco la consigna, ¿no? Sí, esto era lo que el míster quería, todos están metidos desde el primer minuto porque sabíamos que era un partido contra una equipo muy cualificada y bueno, creo que hemos hecho un grande primer tiempo y hemos logrado lo que queríamos, que era ponerlos difícil para ellos. Era importante también para dejar atrás un poco el mazazo, ¿no? La debacle que hubo en Roma, ¿no? La eliminación de Champions. Era necesario un título como la Copa, ¿no? Claro, todos los torneos que entramos queremos ganar y bueno, la Champions no fue posible este año, pero hemos ganado hoy, salimos contentos y ahora tenemos que ya disfrutar un poco de hoy, claro, pero ya pensar en el próximo partido que sigue la liga. Y está a punto de ganar, está a punto de llegar el doblete. Sí, estamos cada vez más cerca, pero claro, tenemos que estar metidos como hoy a cada partido, porque para nosotros cada partido será una final. Bueno, no sé si vendrá, se lo podemos preguntar, te lo preguntamos a ti. ¿Crees que Andrés Iniesta se va a quedar o no se va a quedar? Bueno, esto no lo sé. Lo que puedo decir que para mí es un honor estar siempre con él ahí en el vestuario y dividir el campo con él, para mí es un honor muy grande. Ha sido impresionante, ¿eh? Cómo se lo ha recibido, cómo se lo ha vitoreado, los cánticos para Iniesta, ¿no? Claro, lo merece. Por todo lo que hace en el campo, fuera del campo, por lo jugador, por la persona que es. Filip, gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias. Supongo que la noche perfecta, ¿no? Un final en el que habéis avasallado al Sevilla en todo momento. Sí, obviamente que después de empezar como se empezó la primera parte, creo que fuimos muy superiores, con mucha actitud, se corrió, se trabajó ordenado, fuimos un equipo y creo que eso fue el mérito de la concentración y de que sabiendo que era una final, ¿no? Ha sido especial para ti, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado por sanción te perdiste, por la magia que tiene la final de la Copa del Rey en España, lo que te perdiste contra el Alavés, te has podido desquitar hoy, ¿no? Obviamente que son cosas que pasan a veces en el fútbol, te lo puedes perder por sanción, pero bueno, se ganó también los últimos 3 años, yo soy cuarto y bueno, creo
que es un lindo momento para todos los culés de estar disfrutando, del cual creo que no sé si se había hecho.